L'obiettivo è arrivare a un'attività di prevenzione rispetto alle reti fognarie. Il nostro territorio, per una conformazione particolare, purtroppo è strutturato in maniera tale che le reti fognarie non sono costituite solo da acque nere, ma vi confluiscono in molti punti anche le acque meteoriche. Su questo si va ad intervenire con questo studio attraverso un'attività di prevenzione. Siamo onorati di essere stati scelti come progetto pilota dall'AZU all'interno di questo progetto molto più ampio. Stiamo già procedendo alla mappatura del territorio, è veramente un'ottima occasione. L'Abruzzo è una regione che ha una vocazione prevalentemente turistica e tutto ciò aiuta a mantenere questo nostro territorio, come noi nel Consiglio di Amministrazione diciamo, avevamo un po' questo faro dell'ambiente che volevamo portare avanti, e siamo soddisfatti di esserci riusciti in questi 3 anni. Sottopassi allagati, inondazioni, bombe d'acqua sono un po', no, la spina nel fianco anche di questo territorio. Sono la spina nel fianco proprio perché appunto abbiamo queste reti miste. Laddove la rete meteorica è perfettamente separata da quella fognaria, difficilmente accadono queste situazioni. Purtroppo nel nostro territorio no. C'è da dire che i sindaci hanno una grandissima sensibilità negli ultimi anni su questi punti e ogni volta che andiamo ad intervenire con degli investimenti procediamo alla separazione delle reti unitamente ai comuni. Però ecco, il territorio è particolarmente vasto e quindi non in tutti i punti è stato possibile operare in questo senso.